Ce la farà Bersani con questo governo? Io penso di no. Io sono con Berlusconi. Non c'ha numeri, come fa a farcela? Quell'altro non si trovano d'accordo. Quale? Non credo. Perché? Perché si sente, insomma, alla televisione che c'è il Movimento 5 Stelle che non ha nessunissima intenzione di acconsentire a questo governo per tutti i motivi che ha elencato più di una volta. Io auguro questo a Bersani, che quel strano tipo, non voglio dire clown come ha detto il mio connazionale, ma quel tipo avete la palla piena adesso di Berlusconi, eh? Facciamo venire Bersani, ma quella di Firenze sarebbe stata forse meglio. Avrebbe preferito Renzi lei? Sì, perché è più giovane e anche un pochino più deciso. Questo Bersani ha un pochino le cose di Prodi. Di Prodi, gentile, professore, calma, tranquillo. Per il carattere italiano non va bene. Voi dovete avere una... Così dovete avere. Così ascoltate. Da una persona come Prodi qua entra qui e esce lì. Ho i miei dubbi. Ha i suoi dubbi perché? Ho i miei dubbi, perché l'unica alleanza è con Berlusconi, se non la fa non può arrivare a fondo. No, Bersani no. Non ce la fa? No, le voglio Berlusconi. Ma io spero di no, perché tanto se ci arriva lui li siamo punti a capo. Che... Non mi interessa. Non mi rifiuto di seguirlo perché mi ha deluso non nei tempi, nei secoli dei secoli, e non mi interessa sapere quello che fanno. Ma non credo. Non crede perché? Non lo so, di sicuro, ma non ho questa sensazione. Ce la farà Bersani? Oddio. Sì, sì, certo. È molto molto difficile, però ce la farà. Prospettive, io penso che toccherà a Napolitano. Penso, sì, penso che toccherà a lui, sì. Ovviamente voi fate un'altra elezione prossimamente, perché così non va avanti. L'unica è mettersi d'accordo certi partiti, che io penso che vadano più bene uno dall'altro. Però ognuno pensa per sé. E si va a votare. Nuove votazioni. Sì, dopo ce la fa Renzi, credo. L'unico veramente che può portare un cambiamento è Grillo. E io spero che con il suo avvento possa cambiare, siccome già mezza nomenclatura politica è stata eliminata, di eliminare anche l'altra restante. Non ci credo, tanto tutti promettono, poi non fa niente nessuno. Secondo me si deve mettere d'accordo con Berlusconi. Basta. Berlusconi. Sì. E ce la faranno a raggiungere un accordo? Ce la devono fare, se no si va a rotoli. No, è inutile discorrere, lasciamo perdere sulla politica, non discorsi a bischere. Sì? Sì. Perché? È inutile. Io spero e penso che si riuscirà a fare un governo, ma non ho questa certezza. E se si dovesse tornare alle elezioni anticipate, con tempi che ci mettono in Italia a fare le cose, non so quanto i mercati accetteranno i nostri tempi, perché penso che ora poi qualcosa si muova in negativo, se non ci si dà una sveglia. E la colpa è di noi italiani, eh? Elezioni. Anticipate. Di nuovo. Di nuovo, tra un paio di mesi. Poi c'è il presidente, che io credo che farà un gran lavoro Napolitano. Sì. È l'unica soluzione.